E salve a tutti ragazzi di Alphatech e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso se sono tipo un po'. Sì, mi rigobbisco ogni tanto, ma ho un traverso per la testa e vorrei evitare di tirarci testate. Ma siamo oggi qui finalmente dopo tanto tempo e dopo con un nuovo video, con un nuovo background, ma non fateci abitudini, è solo una cosa temporanea per questo video e poi vi spiegherò perché. Mi dispiace per la luce, ma in questo posto purtroppo non ho al momento qui con me il faretto, me lo sono dimenticato in questo momento, ma ho due bellissime luci calde e non ho probabilmente, se non funziona l'autobalancing del bianco, non è che io l'abbia particolarmente bilanciato e avrete questa luce giallognola, se vi piace. Ma non fateci caso, è solo per questa ispezione di video. E poi dopodiché si risolverà tutto perché torneremo nella solita postazione. Ma oggi siamo qui in mansarda, potete dedurre dal fatto che io sono a gambe divaricate leggermente perché altrimenti sbatto veramente la testa, quindi sì, siamo in mansarda. E qua c'è, non so se qualcuno se lo ricorda, la ex postazione di Alphatech, o meglio dire Alpha Gamer all'epoca. E no, non sono più qui, ora è completamente tutto spostato di sotto, ci sono sì ancora computer, ma non è la mia postazione, non c'è più. Non è di mio, se non che è laterale, dove prima c'era un'altra postazione, adesso c'è la postazione server di cui andremo a parlare oggi e in futuri episodi. Perché ho deciso, per aumentare un po' il numero di contenuti sul canale, non tanto per far numero, ma portare anche cose che penso possano essere interessanti e possano piacere. E ho notato comunque che sono dei contenuti che non sono tanto presenti, o almeno non fatti in maniera dettagliata come penso di farli io, ove presenti, ne ho notato pochi canali lo facciano, e cercare di portare anche con un po' di qualità video, se riesco, di farlo, cerco di fare del mio meglio. E comunque cercheremo di fare dei video quando io vado a fare magari operazioni. Qui abbiamo due server, poi andrò a spiegare che cose e come ci sposteremo, cosa fare, andremo a fare. Comunque ho deciso di fare questi video in cui posso aver rotto il microfono, scusate, quindi dobbiamo fare manutenzione sul server, operazioni varie, installazioni, configurazioni, e da qui poi magari potranno scaturire, se necessario, dei video proprio guida, magari perché ho fatto una determinata cosa, allora viene. Faccio poi magari il video dedicato, spiegato per bene, esempio come ho fatto, come usare Django insieme ad Apache in una configurazione multisite, per esempio, mi sembra, o non multisite, adesso non ricordo. Comunque era il video di Django su Apache, questo sono sicuro. E quindi, insomma, video del genere che mi sono trovato a fare per necessità e quant'altro, quindi video del genere, video anche di upgrade, di manutenzione. In realtà era stato programmato anche un altro video, mai un paio di mesi fa, che purtroppo però non è mai finito, cioè non l'ho mai potuto registrare, purtroppo è rimasto interrotto, ovvero quello del nuovo server. Perché prima, in origine vi era un server Celeron, qui con un Celeron, socket 1155 e quant'altro, poi è stato rimpiazzato da uno Xeon E3 1231 che tuttora è qua in servizio. Con una Z97, no, mi sa Z97 per comodità. In realtà bastava un H97, ma mi costavano uguale, era messa meglio come input e espansioni, allora ho preferito quella. E mi sono pentito anche della scelta che ho fatto poi col tempo, perché mi sono trovato a dover installare un nick aggiuntivo, e questa scheda madre ha un PCI Express per 16 che è utilizzato dalla scheda video, perché sì, lo Xeon E3, quello che ho preso io, il 1231, non ha tanto V3, se non sbaglio, quelli con socket 1150 sono. Non ha la scheda integrata, non è in grado di sfruttare, e questa scheda madre, non essendo usata per server, non ha un chip aggiuntivo come una Matrox o qualcosa del genere, e quindi ho dovuto aggiungere una scheda video dedicata, e oltretutto, quindi ho solo slot per PCI Express per 2, i più piccoli che esistono, e slot PCI, quindi ho una scheda di NIC, PCI Express Dual NIC, che devo sostituire al single NIC che c'è lì che va sul per 2, non ho potuto farlo perché non ci sta. Sì, queste sono delle scelte un po' infelici con cui mi sono impentito. Potevo benissimo optare sempre questa scheda madre, ma per lo Xeon i3, quello con i GPU, quindi con scheda video integrata, costava poco di più, ma non so perché non l'ho fatto all'epoca, non l'ho ritenuto necessario, e quindi adesso vi andrò a introdurre il nuovo server e poi perché devo andare a fare delle operazioni, cosa andremo a fare. E sarà una serie di video più parti perché ci sarà lunga e probabilmente io stesso non lo farò nello stesso momento, in quanto per fare certe operazioni probabilmente dovrò tirar giù letteralmente la rete di casa e posso farlo solo in certi momenti. Magari ci sono per esempio i miei genitori a casa che navigano pure, devono aprire contenuti dalla rete,
non posso dirgli no, adesso io stacco tutto, quando non vi serve lo faccio e da lì poi farò anche il video. Quindi se vedete che una serie, sì, se magari i video notate, sì, sono curati qualitativamente, però notate che dei momenti magari sono stacchi un po' bruschi, interruzioni o skip rapidi, può essere anche per questo motivo qui, perché non riesco a fare l'operazione successiva in quel momento, quindi magari può passare anche un giorno tra più clip, ecco, in questo senso qui, e quindi, però comunque sempre curate nella maggior qualità possibile e cerco di esprimere tutto nel dettaglio, nelle varie passaggi e tutto quanto, quindi sì. Il secondo server monta due processori Xeon e qualcosa, non ricordo, sono 1366 comunque, con dei sviluppatori che non sono molto silenziosi, ma per fortuna grazie a questo microfono voi non li state sentendo. Probabilmente non li noterete neanche con il microfono della Reflex, perché comunque non sono così rumorosi come magari dei server da rack da una unità, per farvi un esempio. Però comunque non sono neanche questa cosa molto silenziosa, ma al momento non me ne preoccupo, dovrò poi probabilmente col tempo studiarmi una soluzione leggermente più silenziosa. Scusate, mi è arrivata la notifica sul web. Ha 16 GB di RAM come anche l'altro server, anche se l'altro in origine aveva 8, poi l'ho portato a 16. Monta, vabbè, la scheda di colore è una scheda integrata nella scheda madre che ha un Intel Server Board, ha una Matrox ma non ce ne curiamo, una scheda NIC aggiuntiva, quello che doveva andare poi sull'altro server, in realtà ne ho due, ma vabbè, che ha due NIC, anche se in realtà ne serve uno, ma per forse future implementazioni che ho in mente, più che altro per reti di test, fa comodo avere un NIC aggiuntivo perché posso comunque fare un router virtuale e andare a creare un altro sotto rete, magari che solo se mi serve a me per fare delle prove. Sì, magari quando rispetto i particolari, non... boh. Comunque, sono aperto queste cose e siccome mi costava prendere quella un Nick, l'ho presa due Nick, tanto non è un problema. Quello che andremo a fare in questi giorni è muovere, adesso io vi inquadro i server se ci riesco, scusate un secondo. Eccoci qua verso i server, mi scuso per l'illuminazione, per la pixelosità e probabilmente per la non messa a fuoco perché non riesco veramente neanche manualmente a beccare un fuoco decente, ma questi sono i due server. Questo qua, vedete, non è fuoco, non sarà tutto a fuoco, vi chiedo scusa. Questo qua è il server con lo Xeon 3 e quello là è quello con le due CPU Xeon e qualcosa che non ricordo, dovrebbe essere 4 core 8 thread entrambe le CPU, quindi un po' di più, entrambi con 16 GB di RAM, entrambi hanno un VD da 1 tera. Quello di destra, che è quello più recente, quello con il processore più recente, ha un SSD da 120 GB, che è quello che uso per accelerare Windows Server 2012 R2, che poi dovrò anche aggiornare Windows Server 2016, sarà un altro video che sicuramente arriverà prima o poi. Dipende quanto tempo, perché ho anche su un Active Directory, quindi devo fare la preparazione di Active Directory, la migrazione e quant'altro, è una cosa abbastanza laboriosa. Però adesso quello che andremo a fare principalmente muovere l'SSD, non oggi, questo più avanti, oggi andiamo a muovere le prime macchine, quelle Linux, quelle più semplici da migrare e che non richiedono di tirare giù l'intera rete, perché Windows Server fa da Active Directory, DNS, di HCP qui dentro, quindi sì, tirare giù l'intera rete per spostare quella macchina, oltre a spostare l'SSD fisicamente, perché nell'altro server c'è solo un VD blu da 1 tera, come c'è anche sul lato, per come data store, diciamo, meccanico. Oltre poi a dover montare fisicamente l'SSD, perché nell'altro server non c'è l'SSD, quindi insomma è un'operazione un po' invasiva perché richiede lo spegnimento di entrambi i server, smontare, poi copiare che c'è anche un hard disk supplementare per tutti i dati perché c'è anche su servizi come MDT e Windows Deployment Service, quindi sì, è un po' laborioso, quello penso sia una delle ultime task che andremo a vedere. Ma comunque dobbiamo fare la migrazione da questo server a quell'altro per decommissionare lo Xeon, questo qui per vari motivi, perché comunque incomincia a non essere più un server, sì, è un server, ma molto più da battaglia rispetto all'altro concettualmente parlando. Uno monta rame CC, l'altro monta rame CC, per un'idea è molto più adatto, visto che ha molta più potenza di quello, e preferisco decommissionarlo anche perché comunque avere due server e non impiegarli pienamente consuma corrente, e ho metà macchine virtuali su uno, metà su, e no, in realtà 3/4 su quello con lo Xeon, perché è quello che è qui da più tempo, con lo Xeon 3 e 2/3 su quell'altro, e quindi devo fare la migrazione completa finalmente, decommissionare l'altro e poi boh, assegnarlo ad altre task, o poi vedremo col tempo cosa ci potrà servire. Al momento non ne ho particolari idee, ma è giusto staccarlo perché consuma corrente, non ho voglia di, non mi sembra giusto consumare corrente senza motivo. Quindi queste sono le task che ho programmato e questi sono i video che pensavo di andare a fare. Oggi magari partiremo con le task, non so, adesso vediamo quanti minuti sono, faccio un piccolo recap, altrimenti vi introduco semplicemente la serie e partiamo un altro giorno, poi vedrete un altro giorno, per me probabilmente sarà sempre oggi, ma se il video si sta dilungando e se sta diventando troppo prolisso, magari procederemo in un altro momento, con il resto, cioè voi lo vedete in un altro momento per non annoiarvi magari con queste cose, ma cercando di essere un po' più regolare, tutto compatibilmente con le task che andremo a fare, e quindi anche questi video probabilmente entreranno a far parte del canale, cosa che ho diciamo, messo. Vi dicevo,
C'è una cosa che vi devo raccontare su quello di sinistra, ovvero quello col doppio processore, che era previsto un video di assemblaggio dell'arrivo con un pezzo che ho preso, ma volevo fare un video di assemblaggio, configurazione, primo avvio, che purtroppo è saltato perché per mia, tra virgolette, fortuna, la scheda madre che mi è stata spedita era sì funzionante, quindi stavo registrando il video, al che improvvisamente tra un video e l'altro, tra una clip e l'altra, sono passati un po' di giorni perché comunque ero impegnato all'università e quindi avevo avuto un po' di delay nella registrazione del video, ha deciso di spegnersi continuamente da solo. Finché non è arrivato al punto di non accendersi più, al che ho dovuto rispostare, avevo per fortuna all'epoca ancora spostato solo il router su quella macchina perché stavo provando se effettivamente era stabile visto che era hardware usato. Allora, ho riportato indietro il router sull'altro server, l'ho smontato, l'avevo riportato in camera, ok? Al che aveva ripreso a funzionare, ma continuava a spegnersi, accendersi, intanto non partiva. Che quando ho dato il venditore mi ha fatto: guarda, rispediscimi indietro la scheda madre, te la sostituisco. Infatti era una scheda madre, per fortuna, rovinata, non so se bruciata, non so come classificarla, comunque aveva problemi nel mantenere il suo stato di accensione, probabilmente. Io all'inizio sospettavo un problema di alimentatore, niente, l'ho cambiato, non ho risolto niente. Sospettavo un problema al case, che facesse qualche corto sulla scheda madre perché non avevo quel case, poi ho optato per riprendere un altro case, un KFTech come quello che avevo già per l'altro server, ma non era quello il problema, ma non faceva corto, non c'era niente, era solo la mia impressione perché avevo un altro KFTech più piccolo in cui che non aveva gli standoff ma bensì aveva il retro piegato, ho paura, ma magari con gli standoff andasse a fare qualche corto, no. No, non erano tutte le mie supposizioni, alla fine era la scheda madre, è arrivata quella nuova, l'ho rimontato un po' velocemente, un po' perché ero in un periodo di esami universitari e quindi è saltato purtroppo il video e mi dispiace. E quindi sì, questo mi dispiace non aver potuto dare questo contenuto, così lo sapete, ora sapete perché è un po' di tempo che non vedete video sul canale. Tra l'altro arriveranno anche video, probabilmente vi farò approfondimenti sulla stampa 3D perché ho avuto modo di avere tra le mie mani, grazie a un progetto Kickstarter. Ditemi che non avete già capito che cos'è perché voglio mantenervi un po' a sorpresa, ma progetti Kickstarter, stampanti 3D non ce ne sono stati tantissimi, specialmente se vi dico una stampante 3D economica. Comunque andremo questo a vedere in un altro, non è, sto un po' annunciando quello che ho in mente, perché sì, sono finalmente intanto sono energico, ho voglia di fare video, ma il tempo non mi è sempre amico. Comunque, niente, questo video si sta prolungando, è tutto. Mi scuso se ho parlato per altri 5-10 minuti, probabilmente con una visuale sfocatissima. E niente, vi saluto, un saluto a tutti da Andrea per AlphaTech e ci vediamo nel prossimo video in cui andremo a migrare, già ve lo annuncio, le macchine virtuali dal server di destra al server di sinistra. Le prime, quelle, i servizi Linux, quelle cose che riesco a muovere facilmente, magari andando down solo per un'oretta il web server, per esempio, ma senza andare a impallare l'intera rete di casa, bene. Quindi, ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti e ci vediamo presto. Non vi far attendere troppo.